Segno 7, rubrica settimanale socio-religiosa in diretta, a cura di Paolo Bonci. Siamo di nuovo insieme stasera per questo appuntamento di Segno 7 e dobbiamo parlare dei nuovi valdarnesi, cioè parleremo dell'immigrazione nel Valdarno. Immigrazione è un termine che suscita spesso nel nostro immaginario collettivo l'immagine dei barconi dei clandestini, in realtà noi parliamo di stranieri che in qualsiasi modo, anche in questa parte e di questa parte che ho citato appena poco fa, che sono in Italia e che si trovano di fronte a problemi di integrazione o aspetti particolari dell'accoglienza, eccetera. Dunque, l'immigrazione si sa benissimo, lo sanno tutti, che è un aspetto, diciamo, della storia dell'uomo che data da millenni, nel senso che i popoli si sono sempre conosciuti e si sono sempre fusi anche quando le vie di comunicazione erano molto inferiori e molto meno praticabili di quelle di oggi, quindi è un fenomeno normale, anzi è un fenomeno comune a tutti i popoli che sono sempre esistiti. E non tanto problema quanto un aspetto, diciamo, dell'emigrazione è la coesistenza di culture, quindi ci sono degli strumenti per cercare di fare in modo che questa integrazione sia sempre più facile, più agevole, più tranquilla, eccetera. È ovvio che nel mondo moderno gli strumenti sono alla portata e sono più facili, più abbordabili, eccetera, però le società sono più complesse e quindi spesso e volentieri ci sono degli aspetti di maggiore difficoltà. L'amministrazione politica, per esempio, deve risolvere diversi problemi. Per questo e per vedere un po' come si sistemano questi stranieri nel nostro territorio valdarnese, noi l'abbiamo chiamato appunto i nuovi valdarnesi, e per vedere anche gli aspetti non solo di accoglienza e di integrazione, ma per vederli nel riflesso della politica, abbiamo invitato non solo i nuovi valdarnesi, che insomma forniscono stasera la maggioranza degli ospiti, ma anche Giovanni Rossi, ve lo presento per primo, che è assessore al Comune Montevarchi e ha ricoperto la carica di vice sindaco nella precedente legislatura. Ecco, vorrei la regia lo inquadrasse. Buonasera. Bene, comunque accanto a Giovanni Rossi abbiamo Laurent Dobos, che è d'origine rumena, fa il primo anno di medicina a Firenze, è qui con la famiglia e anche lui ci racconterà le sue esperienze. Accanto a Laurent Dobos troviamo invece Betty Sagnini, che è originaria della Costa d'Avorio, anche lei sta qui con la famiglia ed è studentessa al liceo sociale, scienze sociali di San Giovanni Valdarno. Alla mia destra, immediatamente alla mia destra, la signora Wendy Ramirez, che è invece originaria di Venezuela, venezuelana, ed è anche lei in Italia, sta a Montevarchi, ed è in Italia dal 1993, appunto, come ci diceva prima. Bene, approfittiamo della loro presenza per chiarirci un po' le idee sul fatto, diciamo, strumentale, politico, amministrativo, sul fatto, come dire, sulla loro esistenza, sulle loro esperienze, sono poi l'indicazione più importante che stasera ci verrà da questo incontro, dando per scontato che è ovvio che la nostra posizione, visto che siamo a Segno 7, la nostra posizione è una posizione cristiana e quindi noi diamo per scontato che l'accoglienza e l'integrazione è doverosa e non riportiamo e non aderiamo a certi commenti ostili che spesso e volentieri si sentono fare, ma che comunque sempre sono esistiti, ma in generale hanno lasciato il tempo che hanno trovato. Prima di cominciare la nostra conversazione facciamo il punto della situazione con il primo servizio filmato, i dati Istat sugli stranieri in Valdarno, che è a testo di Cristina Minotti e il montaggio di Remigio Borgheresi. Ecco, bene che la regia lo mandi in onda subito per fare il punto della situazione prima di cominciare. Com'è cambiata la popolazione valdarnese negli ultimi 10 anni? La domanda nasce ogni volta che passeggiamo in Corso Italia a San Giovanni o lavoriamo a Montevarchi o ci rechiamo a Figline in treno. Intorno a noi notiamo persone di diversa nazionalità, con diverse usanze, culture e costumi. I dati Istat confermano questa nostra percezione e mettono in evidenza come siano sempre di più i nuovi valdarnesi.
Dal 2004 al 2013, infatti, notiamo un'impennata di persone provenienti dall'est Europa, Asia, Sud America ed Africa. 10 anni fa, nel comune di Montevarchi, la popolazione straniera non raggiungeva quota 2000. Oggi sfiora i 3.650 e rappresentano il 15,1% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania, con il 24,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania, 19,5%, dall'India, 18%, e dall'Africa, 13,60%. Gli stranieri residenti a San Giovanni Valdarno al 1 gennaio 2013, registrati dai dati Istat, sono 1.873 e rappresentano l'11% della popolazione residente. Anche in questo caso, come la vicina Montevarchi, la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania, seguita dalla Romania, dall'India e dall'Africa. Come campione del Valdarno fiorentino consideriamo infine la città di Figline. La popolazione straniera residente nella città di Marsiglio Ficino nello stesso periodo è pari a 1.705 persone, che rappresentano il 10% della popolazione residente. Come in ogni centro valdarnese, la comunità più numerosa è l'albanese, con il 24% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita da quella della Romania, 20,6%, e del Marocco, 14,4%. Siamo di nuovo in studio, ci siamo fatti un'idea, questi dati sono abbastanza generali, però comunque fotografano un po' la situazione, ci dicono quali sono le etnie più comuni e in che proporzione stanno nei nostri paesi del Valdarno. Bene, intanto, come avevo promesso all'inizio, ci rivolgiamo a Giovanni Rossi, è quello che ci dà le indicazioni anche non solo culturali ma anche strumentali. Una descrizione sintetica di questo fenomeno in tutto il Valdarno, penso che tu abbia il polso della situazione come amministratore e assessore, e anche le reazioni della popolazione locale. So, per esempio, avrai esperienza di qualcosa, no? Così sì, anche. Allora, intanto mi complimento per il titolo della trasmissione, Nuovi Valdarnesi. Grazie, come ma sono, non è merito mio. Ecco. Come brusto invece il termine extracomunitario, eccetera. Sono i nuovi arrivati che sono qui da noi, che in Valdarno rappresentano circa il 10% della popolazione, circa 9.000 persone. Il comune, come è stato visto prima nelle statistiche, dove ce n'è di più è il comune logicamente più grande, che è il comune di Montevarchi. Fra l'altro, a Montevarchi sono presenti 74 nazioni, però un dato ancora più interessante che in provincia di Arezzo ne sono presenti ben 128. Quindi c'è il mondo, ci sono tutti i continenti, c'è il mondo. E i numeri, grosso modo, sono quelli che avete detto voi, Albania, quelli superiori a 100 sono l'Albania, la Cina, l'India, il Kosovo, il Marocco, la Nigeria e Santo Domingo. Quando parliamo di nuovi arrivati, di nuovi valdarnesi, cominciamo comunque a fare subito distinzioni, perché ci sono chi è comunitario, per esempio a Montevarchi circa 1.100 di questi 3.600 appartengono a paesi che fanno parte della comunità europea. Il numero maggiore sono i romeni, che superano le 800 unità. E sarebbe interessante vedere tante statistiche, per esempio come la maggior parte degli stranieri vengono, di questi nuovi valdarnesi, vengono dall'est europeo. Sono il 67% della loro presenza appartengono a paesi che dall'Albania, Gesù, fino alla Russia, la Polonia, l'Ucraina, eccetera, la Romania ci sono. E come il fenomeno interessi sostanzialmente le donne. Anche questo è un dato su cui forse ci si sofferma poco, perché il 45% sono uomini e il 55% sono donne. Questo dato si è invertito negli ultimi anni. Fino al 2007 la maggioranza, la stragrande maggioranza, erano uomini, ora sono donne. E credo che un altro dato su cui è interessante parlare, perché ci fa capire bene il fenomeno,
è che è una popolazione giovane. Io, se posso snocciolare ancora qualche numero, ma secondo me ci fa capire, il 25% degli stranieri, dei nuovi arrivati, è minorenne, mentre soltanto il 15% degli italiani è minorenne. Il 48% ha fra i 18 e i 40 anni, mentre il 25% degli italiani, e il 24% da 40 a 65, cioè soltanto il 3% di questi nuovi arrivati ha oltre 65 anni, mentre gli italiani sono il 25% che hanno oltre 60, quindi è una popolazione giovane, l'età media è 30 anni, mentre l'età media da noi degli italiani è di circa quasi 48, 47 anni e qualcosa. Questo la dice lunga su questo fenomeno. Un bambino su quattro che nasce, oltre un bambino su quattro che nasce, perché più del 25% fa parte di una famiglia che proviene da paesi lontani. Logicamente il fenomeno dell'immigrazione si può definire come un fenomeno di doppia violenza, secondo me, perché c'è una violenza di chi è costretto a partire, a lasciare la propria casa, le proprie tradizioni, le proprie famiglie, la propria storia, ma anche una violenza di chi vede arrivare culture nuove. E allora qui si tratta un attimo di ragionare se sono delle opportunità, anche se sono delle prospettive, o se sono semplicemente dei problemi, e qui si aprono tematiche molto vaste. Certo, quindi sembra quasi la politica dei vasi comunicanti, ma anche questo mi pare che sia un aspetto dell'immigrazione storica, cioè quasi sempre quando i popoli si fondono, in realtà, dice, c'è, o come dire, arriva una popolazione più giovane, mediamente più giovane, che integra in qualche modo un popolo che sta invecchiando, come dire, insomma, siamo tutti uguali e ci fondiamo, nel senso che ci mettiamo insieme, e forse si mediano anche le esperienze culturali e poi arrivano cose nuove, insomma. E diciamo, io credo fondamentale ora, perché ho provato a dare queste cifre, anche perché non esistono i nuovi arrivati, ma esistono tante persone, tante situazioni. Sì. Per esempio, un altro numero, secondo me interessante, è che di questa popolazione il 14% appartiene alla seconda generazione, cioè sono persone nate in Italia e quindi sono anche molto giovani, fanno la scuola materna, fanno l'elementare, fanno i primi anni delle superiori. Quindi, per esempio, parlando della scuola, è diverso il caso di un bambino nato in Italia che ha fatto tutto un percorso scolastico, da un bambino che magari arriva a metà anno non conoscendo la lingua, non conoscendo la nostra situazione, la nostra cultura, eccetera. Quindi sono tante situazioni diversificate. È un puzzle molto composito, fatto di tanti colori, e fatte di tante nazionalità, di tante religioni, di tante culture, di tante situazioni diverse. Comunque, ecco, questo delle difficoltà ci sono quando, non so, per esempio, io parlo di, come dire, di ingressi nuovi, di persone che comunque sia portano, almeno quello che si sente dire comunemente, no, portano una cultura che confligge un po' con le nostre abitudini, e non sarebbe un male, con le nostre leggi, le nostre norme, eccetera. Quindi anche la normativa si dovrà in qualche modo adeguare. Però la posizione nostra, diciamo, noi abbiamo, devo sottolineare, no, che Giovanni Rossi non ha dimenticato il punto fondamentale della sua cultura umanistica, che è profonda in questo senso, cioè non sono nuovi arrivati, ha detto, sono persone. Ecco, noi siamo tendenzialmente portati al rispetto della persona, e quindi non si parla mai di numeri, i dati Istat sono soltanto una comodità per leggere certi fenomeni, sono persone. Quindi la posizione del cristiano è sempre inclusiva, cioè io non posso augurarmi che tu vada via, l'importante è trovare un modo, eccetera. Ma da amministratore, per esempio, cioè, quali sono le difficoltà che uno che fa politica, ma non fa politica in senso di propaganda, fa politica in senso di amministrazione, cioè sta lì sul pezzo a governare un paese, un posto, una provincia, eccetera. Che cosa si trova davanti? Quali sono le difficoltà anche nel rendiconto, oppure nel trovare mezzi, strumenti? Ma diciamo che noi stiamo vivendo una situazione difficile, e quando la situazione è opulenta, grassa e c'è tanto per tutti,
siamo portati anche a una maggiore tolleranza e generosità. Quando la situazione si fa difficile, e attualmente viviamo una situazione molto difficile, il rischio è quello della chiusura. E il rischio maggiore è che verso l'immigrazione noi spesso chiediamo delle braccia, noi chiediamo la badante, il giorno in cui muore la persona che lei sta guardando, questa si ritrova fuori casa e in mezzo a una strada, chiediamo manodopera. E invece, questo è importante sottolinearlo, ci arrivano delle persone. Io vorrei ricordare, per far capire questo concetto, una cosa è successa a Montevarchi 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, il 23 dicembre del 2004, sotto una panchina di Piazza della Repubblica, una giovane donna africana fu trovata morta di freddo sotto una panchina. Il 23 dicembre era la cosa che colpì molti, è che i giornali logicamente raccontarono l'episodio, ma non fu mai fatto il suo nome. Non fu mai detto che si chiamava Faiza. Noi per esempio facciamo un corso di italiano per donne straniere, perché la lingua è la prima preoccupazione. Certo. E l'abbiamo proprio intitolata a lei, a Faiza. I problemi legati all'immigrazione, io credo, non sono problemi di ordine pubblico, di povertà e di attenzione. Vorrei sottolineare, e sono felice ci siano qui due studenti, che sono un problema culturale, un problema di scuola, un problema di comprendere il mondo, di non chiudersi. La globalizzazione è un fenomeno irriversibile. Sì. Noi la mattina ci si alza e mentre io in genere sento, andando a San Giovanni, TR2, e una delle prime notizie è cosa ha fatto la borsa di Tokyo. E la nostra giornata è condizionata dall'indice MIB che sale e scende della borsa di Tokyo. Allora, il problema della globalizzazione del mondo, della presenza, non è un problema di oggi, è un problema che domani avremo ancora di più. Certo, viviamo in un mondo di leggi in Italia, dispiace dirlo, estremamente complesse, leggi che da questo punto di vista portano in qualche misura a una certa, una specie di ipocrisia, per cui è difficile regolarizzare le posizioni, e in questa non regolarità spesso si nascondono problemi, ma si nascondono anche tante situazioni di difficile soluzione. Allora io credo che il problema vero è quello di avere un'ospitalità legata a delle leggi certe, applicate, chiare e non confuse come sono oggi, che invece portano una grande confusione. Questo è un po' il difetto generale della nostra, credo, legislazione, che effettivamente ha una complessità, almeno così dicono anche i meriti giuristi. Questa complessità sembra quasi, come dire, finalizzata, sì, a un utilizzo insomma, per cui gli si può fare di tutto, insomma. E però mi premerebbe anche sottolineare il fatto che il problema dell'immigrazione è un problema molto più complesso da quello degli sbarchi, perché una piccola percentuale arriva dagli sbarchi. Però noi bisogna cominciare a sottolineare con più forza, e in questo il governo si è mosso bene in questo periodo, a noi venditori di morte che utilizzano il problema della questa globalizzazione di sofferenze presenti nel mondo, perché la guerra, per esempio, quello sta succedendo in Siria, noi, certo, 2 milioni di persone sono fuggite dalla Siria e stanno cercando in qualche modo, o in Giordania o in altri paesi, e poi di arrivare anche in Europa. C'è il problema dell'asilo politico. Poi. C'è il problema dell'asilo politico, c'è il problema della guerra, c'è il problema di tantissime sofferenze. C'è un problema in cui l'Europa non può vivere come una fortezza, no, ma deve cercare di comprendere quello che succede nel mondo, di risolvere i problemi, dalla pace alla guerra ai problemi dello sviluppo, perché è strano che negli ultimi anni
la crisi ci abbia portato anche a tagliare ogni forma di aiuto a questi paesi in via di sviluppo. Se tagli gli aiuti è evidente che aumenti la possibilità di queste persone di venire qui. Questo aprirebbe un tema che forse non siamo neanche in grado di svolgere, insomma, il tema dell'Europa. Che è fondamentale, perché il tema dell'immigrazione non è un problema italiano, è un problema del nostro continente, che va regolato nel nostro continente, che va trovata una legislazione simile in tutti i paesi e che deve avere una politica estera, anche questo è un problema complesso, perché i problemi del Nord Africa, il problema del Medio Oriente vedono l'Europa divisa, anzi spesso in maniera conflittuale, e questo fa emergere più che le contraddizioni, le povertà e le miserie, e quindi la ricerca poi di fuggire da queste situazioni. Quindi sono tante le ricette. La prima interna, dare una legislazione che tolga l'irregolarità presente, l'osservanza delle leggi, ma anche una politica estera, un'attenzione, è un problema culturale, perché è un problema capire il mondo. Che è sostanziale. Che è sostanziale. Primo viene la cultura e quindi i nostri giovani ci sono. Io nella formazione dico un altro dato, non per dare numeri, ma per far capire l'integrazione di questa popolazione parte anche dalla scuola. Quando noi leggiamo il numero dei ragazzi respinti e ci accorgiamo che su una popolazione dove alle superiori è presente solo il 10% di ragazzi non italiani, e invece ci accorgiamo che il numero dei respinti è altissimo, perché nel complesso i non italiani raggiungono circa un terzo dei respinti. Ci sono ancora strumenti adatti, questo è vero. E anche se dobbiamo sottolineare che nelle scuole, in modo particolare negli insegnanti, c'è una grande attenzione a questo tema. E alcuni insegnanti, mi viene in mente alcuni insegnanti che ben conosco degli elementari, eroici da questo punto di vista. Quindi la scuola sta attivando mille possibilità per questo, ma spesso è lasciato alla buona volontà, è lasciato al dirigente anche, sensibile, come dicevi te, alle leggi che insomma in qualche modo confliggono. Un'esperienza rapidissima, ecco, io sono stato per tanti anni direttore preside di un istituto superiore, mi arrivavano questi ragazzi che sapevano lo spagnolo e magari non sapevano ancora l'italiano, oppure sapevano l'inglese ma non l'italiano. Non si poteva utilizzare il lettore di spagnolo che tu avevi, magari pagandolo noi, perché si sarebbe stati, come dire, indagati alla Corte dei Conti. Ora io non dico come ho risolto la situazione, non vorrei un'indagine, però ecco. Voglio dire, invece hai lo strumento lì, perlomeno che tu lo possa utilizzare, non era possibile, insomma. Posso aggiungere un'ultima cosa, visto che siamo in una trasmissione che ha anche una caratteristica religiosa. È in atto in questi giorni una campagna fatta da Famiglia Cristiana e da Avvenire sull'uso del linguaggio, come anche il linguaggio arabo terrorista, rom, ladro, eccetera, il linguaggio può essere estremamente aggressivo. Il problema culturale è anche quello di abbassare i toni, di provare a capire, a ragionare, a riflettere, a chiamare le persone per nome e a usare un linguaggio rispettoso. Sembra banale, ma il linguaggio è la prima forma di accoglienza o di respingimento. Come quando c'è la denuncia di un fattaccio, no? Che se sei te che lo commette non sei montevarchino, italiano o cose di questo genere, se invece sei un extracomunitario ti dicono subito da dove vieni, insomma, ecco, più o meno è così. Vabbè, ci si arriverà prima o poi. Signora Wendy, signora Ramirez, come la devo chiamare? Wendy, no? Va bene, Wendy va benissimo. Ecco, le sue esperienze, c'è un riassunto delle sue esperienze, difficoltà percorso, eventuali. Il mio è un percorso che parte dal 1993, quando sono arrivata in Italia, avevo 14 anni, quindi con un bagaglio della mia cultura molto precoce, molto piccolo, molto, molto leggero. E il bagaglio poi per costruire quella che sono adesso l'ho costruito qua sulla terra italiana e ho trovato delle opportunità e molte opportunità me le sono create anch'io da me
e ho studiato, ho fatto un percorso appunto di studio, poi sono diventata mamma, ho due figli e niente, insomma, ancora continuo a studiare, ho lavorato e lunedì scorso ho costituito la mia società, quindi insomma, è un percorso molto... Cioè la sua società in che senso? Una società per una mia attività. Per? Una mia attività. Ah, però non ce lo vuol dire che attività è un'attività di bar, quindi... Ah, ho capito. Sì, con il pubblico. Non è che si faccia pubblicità se lo dice, semplicemente... Di bar. Non si può? No, ancora non c'è nulla di... C'è la costituzione. Comunque, della... Comunque, si è fare, aveva strumenti particolari, forse, ha avuto l'aiuto di qualcuno. Ha trovato delle difficoltà nella popolazione locale, per esempio? No. Cioè, se mai... Ci sono state delle, forse, qualcosa sull'ignoranza, ma proprio perché non ci si conosceva, ma poi questo può capitare con chiunque poi alla fine, insomma. Giusto. Come dire, insomma, la mancanza di conoscenza spesso e volentieri denota l'ignoranza. Esatto. Che scuola ha fatto qui? Sono partita da Firenze con la Sassetti Peruzzi. Che è un istituto tecnico, mi pare. Professionale. E poi ho fatto una lunga pausa perché poi sono diventata anche mamma. Ah, è vero. Mi ha fatto molto e di più. Quest'anno sto finendo questo percorso, voglio finirlo, portarlo fino in fondo. È il mio quinto anno di maturità. Per la lingua si è trovata in difficoltà all'inizio? Non tanto. No? No. Ma forse lei aveva già studiato un po'? No, nemmeno. Avevo una professoressa molto brava di italiano. Ah, e quindi che mi ha dato sì, molto, molto. Prima di passare agli altri ospiti, vediamoci il secondo servizio, sempre di Cristina Minotti, con il montaggio di Remigio Borgheresi. Cioè, più o meno dovrebbe contenere, insomma, il servizio, quello che avviene in Val d'Arno da parte delle amministrazioni. Il servizio fa riferimento anche alla consulta per gli stranieri, che mi pare sia in tutti i comuni valdarnesi, comunque a San Giovanni di Valdarno senz'altro. Ecco, vediamo un po' questo servizio di Cristina Minotti, questo secondo filmato. Cambiano i tempi, i conflitti acuiscono i bisogni e le popolazioni migrano in cerca di nuove opportunità, di vita e di lavoro. Un fenomeno che negli ultimi tempi ha toccato fortemente anche le nostre zone e il Valdarno si è arricchito di cittadini stranieri che in alcuni casi si sono integrati fino a diventare dei veri valdarnesi. E San Giovanni Valdarno è stato il primo nella vallata ad aver istituito formalmente una consulta dei cittadini stranieri, con l'obiettivo di costruire insieme momenti di ascolto e confronto per l'elaborazione di politiche efficaci sull'immigrazione e l'integrazione nel nostro territorio. Illuminanti le parole di Andrea Romoli, presidente della terza commissione consiliare permanente, welfare e sanità, al momento della costituzione della consulta. Crediamo sia importante perché i nostri giovani stranieri, che sono i nostri nuovi giovani italiani, si sentano protagonisti positivi nella costruzione di una società accogliente e di istituzioni vive, capaci di vivere il proprio tempo, di trasformarsi per creare una comunità unica e plurale, in cui le diversità siano una ricchezza e il dialogo e il rispetto della Costituzione siano i nostri valori. In Valdarno si sono modificati anche i servizi per permettere a tutti di conoscere regole e leggi. Istituito quindi il Centro di Ascolto per Cittadini Stranieri, servizio di informazione di secondo livello. In uffici di Montevarchi si ascoltano i bisogni del cittadino, si valutano le sue problematiche e lo si orienta verso i servizi pubblici per una possibile risoluzione del problema. Il CDA è un progetto della Conferenza dei Sindaci del Valdarno che comprende altri 3 centri di ascolto, Bucine, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini. Secondi, prima della pausa pubblicitaria, ecco, volevo che Giovanni Rossi, visto che è responsabile dell'amministrazione politica montevarchina, ci confermasse che il centro di ascolto qui a Montevarchi funziona, è battuto.
Sì, malgrado i tagli e le crisi, è battuto e fa un grosso servizio, perché noi abbiamo detto il titolo ai nuovi valdarnesi, potremmo aggiungerci un'altra parola, ai nuovi cittadini valdarnesi. Quindi tutto ciò che permette nella scuola, nel lavoro, nel capire in che mondo... Purtroppo bisogna ti interrompa. Siamo di nuovo in studio e ora tocca a questi ragazzi giovani che insomma ci dovranno raccontare la loro esperienza relativa, diciamo, sia a tutto, cioè il momento in cui siete entrati, che cosa avete trovato, eccetera, a seconda dell'età in cui siete venuti, se avete la famiglia o no, insomma. Cominciamo da Sagnini, Betty, Cadi. Betty. Mm-hmm. Betty Sagnini. Dunque, la tua patria originaria era Costa d'Avorio, vero? Sì. Raccontaci un po' qualcosa di significativo dalla tua esperienza. Allora, sono arrivata all'età di 7 anni e mezzo in Italia. Te sei italiana, ricordiamo. Sì, vero? Per la cittadinanza l'ho acquisita quest'anno. Sei italiana. E sono arrivata qui quando avevo 7 anni e mezzo e le prime due scuole elementari, le prime classi elementari l'ho fatto in Costa d'Avorio e quindi sono entrata proprio, ero arrivata al 9, l'11 c'era la scuola, dopo 2 giorni sono andata subito a scuola. Uh-huh. E, è stato emozionante perché... essendo entrata nuovamente, poi dopo 2 giorni vai subito a scuola. Vabbè, ma si è rivelato un'esperienza veramente bella perché le maestre hanno subito interagito con me e diciamo la preoccupazione, l'emozione, tutto questo mi sono scordata di questa cosa e mi è proprio rimasto nel cuore perché è stato... Quei giorni, i primi giorni di scuola sono stati belli, anche se c'è stato un ragazzino, però le prof, le maestre mi hanno fatto dimenticare perché hanno fatto in modo che io interagisse subito con i ragazzi, i bambini che non mi conoscevano nemmeno. Difficoltà di lingua l'hai avuta? No, no. E proprio, penso proprio che non ho avuto queste difficoltà di lingua perché le maestre erano veramente brave. E il poco francese che sapevano, nei primi giorni me ne parlavano, ma subito mi insegnavano, mi parlavano questo è così, questo è così. E io sono proprio entrata a contatto e mi sono integrata subito. Penso che la scuola è il mio punto di riferimento. Attraverso qui mi sono integrata. Quindi sei arrivata, eri una bambina, avevi un po' d'ansia, avevi, sì. E le maestre te l'hanno levata, quindi sì. Siamo partiti bene. Benissimo. Ecco, meno male. Fino ad oggi bene, perché io penso che un immigrante per potersi integrare, come ha detto l'assessore Rossi, la scuola è l'elemento, è il mezzo giusto, perché il sistema scolastico italiano è abbastanza, cioè formulata bene, da permettere a chi entra subito di potersi integrare. Fino ad oggi continuo a integrarmi, anche se... ho la cultura africana, ma conosco più quella italiana di quella africana. Quindi è stata un'esperienza bella, ma non solo dal punto di vista scolastico, ma anche le relazioni che ho avuto fuori, per esempio con la Chiesa del Giglio, faccio volontariato, quindi ho conosciuto altri stranieri come altre persone, come Don Mauro, che... Io e lui ci siamo un legame veramente... Che probabilmente questa esperienza di bambina immigrata ha anche aumentato la sensibilità nei confronti di altri che hanno... Esattamente. Ecco, si sono esattamente. Trovati di fronte quindi a problemi. Quindi sì. Gli ho sempre consigliato attraverso la mia esperienza scolastica, cioè di integrarsi, di cercare di integrarsi, perché non c'è un mezzo migliore per potersi integrare se non è la scuola, sì. Se sei simpatico è facile per te, ma la scuola è il punto di riferimento per conoscere una cultura e per formare, cioè per avere delle relazioni con le persone che ti ospitano in questa nazione.
Senti, io effettivamente, come diceva il professor Rossi, insomma, sono stato un uomo di scuola, no? E quindi ho l'impressione che tu sia una studentessa molto brava, o sbaglio? Sì, lo sono, ecco. Modesta. Perché hai toccato, mi pare, un tema importante, cioè sì, la scuola. L'integrazione avviene, come diceva anche l'assessore, attraverso la scuola prima di tutto, cioè i giovani sono quelli che che crescono insieme, si creano insieme, poi vedono che a un certo momento, insomma, la differenza anche fra le culture, cioè che differenza poi, cioè ci saranno differenze di usi, costumi, eccetera, a meno, spesso si confonde poi certe frange strane, particolari, di certe religioni, con un tipo di cultura, ma quella non è cultura, quella è una cosa a sé che poi può esistere dappertutto, no? Cioè come esistono le persone che non hanno la testa sulle spalle o queste cose di questo genere. E hai continuato andando avanti così, anche non solo nella scuola, ma anche nel volontariato e poi nelle relazioni comuni a Montevarchi, quindi amici, non hai problemi di sorta. No, non ho problemi, grazie a Dio no. E ora stai frequentando? La licenza umane, la scuola magistrale di licenza umane, opzione economico, e quest'anno la maturità. Hai la maturità, quindi ecco, hai 18 anni. Sì, esatto. Laurent, invece, che esperienza hai? Cioè, che impressione hai avuto? A che età sei arrivato qua? Io sono arrivato qui nel 2003, quindi 9-10 anni. Ecco, quindi anche te eri proprio bambino, insomma. Avevo iniziato l'elementare lì, poi sono andato a Natale, e poi dopo le vacanze di Natale, dopo la Befana, insomma, per entrare a scuola. Ti sei integrato bene, perché hai detto dopo la Befana, perché sì, la Befana è una come dire, una corruzione popolare della festa dell'Epifania, no? Sì, e poi era diventata la come si chiama, quella che portava i regali a noi, no? La calza. Portava la calza, no, ma te, perché tu sei più giovane, a tempi miei era lei che portava regali e noi bambini ci si arrabbiava perché non esistevano i regali di Babbo Natale, ci portava la Befana, ma era il giorno prima del ritorno a scuola dopo le vacanze, quindi non ci si poteva giocare liberamente. Vabbè, scusa se ti ho interrotto, ma era una notazione, diciamo, di... Sì, sono rientrato a scuola, conoscevo un po' l'italiano, però insomma un po' intendevo, perché essendo lingua neolatina, il rumeno, insomma, questo è vero, sì. Un po'... Ci sono entrato da subito, ecco, poi ho conosciuto subito degli amici, ho subito amicizia, poi ho cominciato a giocare a pallacanestro, sì, che ho sempre allargato la cerchia degli amici. Poi anch'io sono arrivato alla Torre di Giglio, ho cominciato a frequentare altre persone, sempre nuove persone, ho allargato, cioè, tanti amici, tante persone conoscenti, insomma, ora mi fa piacere essere arrivato dove sono, insomma, sono contento del percorso che ho fatto, ringrazio i miei genitori, insomma, sempre. La tua famiglia hanno avuto problemi neanche loro, nonostante... Prima è arrivato tipo il babbo al lavoro, poi la mamma, poi io sono stato un anno lì e poi sono arrivato anch'io. Poi è nato un fratello qui, a Montevarchi, quindi la seconda generazione, si diceva prima, anche lui era cominciato già a parlare, insomma, anche lui, insomma, secondo me siamo perfettamente integrati, se si vuole guardare questo aspetto. Posso aggiungere come lo sport sia uno strumento fortissimo, specialmente fra i giovani, di integrazione. Abbiamo parlato della scuola. Come lo sport, il calcio, nel suo caso la Fides e la pallacanestro, sia stato uno strumento per entrare dentro. Quindi lo sport è, dopo la scuola, mettere veramente lo sport come strumento di integrazione. È tanto che giochi a pallacanestro? Sì. Un anno, 2 anni dopo sono arrivato, quindi al 2005, quasi 10 anni. Fai partite, insomma. Sei proprio nella squadra. Sì, sì, ora, poi sono stato a Montevarchi, poi un po' a San Giovanni, a Terranova, però ho sempre giocato, sempre a pallacanestro, sempre conoscendo tante persone, tanti compagni di squadra, tanti amici, insomma, mi trovo, sono contento, insomma, tante persone che conosco. Ecco, ti hai seguito un percorso scolastico, lo sai, sì. Cosa hai fatto? Ho fatto le elementari, parte delle elementari sempre lì a Montevarchi, a Giglio, e anche le scuole medie, superiori al liceo scientifico a Montevarchi. Liceo scientifico, e poi sei andata a medicina. All'università, sì, sì. Sta facendo il primo anno di medicina. Sì, sì, sì. Quindi auguri, tra qualche anno ti laureerai. Qualche anno. I posti di lavoro ci sono per i medici, perché la gente si ammala sempre. E quindi non avete avuto problemi? No, la tua problema. Distanza effettivamente è minore, nel senso che il paese, a parte la comunità, ma comunque sia, la Romania è un paese vicino, insomma, anche dal punto di vista della lingua. Esatto. Siamo simili. La cattedra di rumeno esisteva all'Università di Firenze anche a tempi in cui studiavo io già,
mi ricordo ancora il professore, sarà morto senz'altro perché era già vecchio a quell'epoca. La distanza della sua cultura poteva dare qualche problema maggiore, ma insomma quando si arriva da piccini, da giovani, cioè, si trova una situazione... È confortante però, ecco, che ci abbiate fatto capire che insomma, le cose sono andate bene, che avete trovato soprattutto un ambiente che non vi ha fatto pesare certe differenze, vi ha integrato bene. Ecco, potrei aggiungere, secondo me è bello il racconto delle persone scelte stasera, certo. Perché in genere siamo abituati a pensare all'immigrazione come a un problema, e invece ci troviamo davanti a dei ragazzi, a delle persone molto giovani comunque, che ci fanno vedere delle opportunità di crescita per tutti noi, che sono qualcosa di bello, lo ci hanno raccontato. È vero, esistono dei problemi, ma siamo, i problemi sono marginali, e sia che se come si dice, se un extracomunitario ruba, guarda che succede, ma se ci sono tantissime centinaia che fanno il liceo, fanno l'università, vincono la possibilità di andare, di superare i test per entrare in medicina, è un problema di lingua, aprono delle aziende, un bar, sono bravissime a scuola, sono delle opportunità per tutti noi, per questo paese vecchio. Comunque noi si vuol sapere prima o poi dove apre questo bar, a Terra Nuova. A Terra Nuova dove? Davanti alla Misericordia. Davanti alla Misericordia, cioè in via? Via Dante, piazza dell'Unità Italiana. Vabbè, se ne parlerà dopo, via. Dunque, Giovanni Rossi. Poi sono ragazzi, per esempio, loro anche molto inseriti, lui è animatore in parrocchia, cioè lui diventa educatore dei nostri ragazzi. È un passaggio enorme. Affidiamo non soltanto i nostri anziani, ma questi ragazzi stanno diventando educatori in un cammino di fede, in un cammino di crescita. I nostri giovani, non so che età hanno i ragazzi, terza, quarta superiore, quindi addirittura molto grandi, molto grandi. Un problemino delicato, cioè te che sei esperto, io no. Però questi ragazzi vengono qui, ma se sono ragazzi di altre, come dire, appartengono a altre religioni, perché diciamo senza, però le tradizioni religiose spesso volentieri sono diverse, eccetera. Se si fanno vivi in una struttura tipo Caritas o cose di questo genere, e quindi offrono la loro partecipazione, la loro volontariato, eccetera, vengono accettati oppure no? Sì, allora diciamo che uno degli aspetti positivi è che nel mondo del volontariato siamo tutti uguali. E io per esempio, per fare un esempio semplice, donare il sangue in alcune comunità come la comunità Sikh è profondamente sentito, e molti donatori sono italiani. Allora vediamo come la crescita di questi nuovi valdarnesi produce a sua volta una crescita della comunità, perché in tantissime associazioni di volontariato, qui abbiamo l'esempio della Caritas, un oratorio, io ho fatto l'esempio dell'Avis, sono a sua volta promotori di solidarietà, quindi come dire, una spirale in alto. E questo è confortante, perché insomma... questo non ci nasconde, ci sono anche problemi, il problema è che ci sono anche opportunità, ci sono anche tante paure, ma che ci sono anche tante speranze. Ecco, i problemi che vengono fuori, ho l'impressione che tu abbia ragione, dipendono molto anche dalle paure di chi accoglie, no? E le paure vengono fuori, e questo non è colpa di chi ha paura, ma vengono fuori dall'ignoranza. Quindi il discorso a cui facevate riferimento tutti, cioè la scuola, la formazione, lui stesso è impegnato in maniera attiva, no? In questo, è importante, perché è lì che si fa l'integrazione. La cultura. Ecco, la cultura, e quindi da lì viene fuori il tema dell'integrazione. E Rossi aveva toccato prima, assessore, un aspetto importante, cioè l'aspetto importante della crisi economica, cioè quando c'è una situazione favorevole, nel senso che tutti stanno bene, eccetera, siamo tutti più portati, mentre invece si sentono delle voci molto egoiste, magari comprensibili nella loro ignoranza, no? Che dice: ma questi vengono e ci tolgono il lavoro. Ecco,
si può capire, no? Sì, può essere giustificabile un'espressione di questo tipo in una persona, magari si trova in un'enorme difficoltà e via via. Ma è poi proprio vero questo oppure no? Allora, bisogna fare alcune sottolineature. La prima, se prendiamo i dati anche della Confindustria, ci sono alcuni tipi di attività che, se mancassero le braccia, uso proprio il termine braccia, di questi nuovi arrivati, chiuderemo. Cioè il loro lavoro, la loro presenza permette alla nostra economia di andare avanti. Non è un caso che proprio dalla parte del mondo economico ci sia la maggiore apertura verso queste cose. È vero anche che da noi abbiamo un tipo di immigrazione spesso di bassa qualità di lavoro, e un fenomeno su cui si riflette poco invece è che abbiamo una emigrazione di laureati. Certo. Questo è il dato drammatico dell'Italia. Importiamo manodopera spesso di bassa qualità culturale, e i nostri ragazzi laureati per trovare lavoro devono andare all'estero. Certo, un fenomeno in, fuga, sì. in forte crescita. Io non ricordo i numeri, ma specialmente in alcune regioni nel sud dell'Italia, ma anche da noi, non ricordo i numeri, ma sono numeri che spaventano, che ci fanno impoverire. Allora non è la loro presenza che ci toglie lavoro, anzi la loro presenza in qualche modo ci apporta ricchezza. È la mancanza di opportunità per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, di un lavoro qualificato, che ci impoverisce. Quindi il problema sta nella struttura. Purtroppo devo chiudere, è stata una serata molto bella. Ringrazio l'assessore Giovanni Rossi che ci ha illuminato sugli aspetti fondamentali. Ringrazio tanto voi perché siete stati, specialmente voi due ragazzi più piccini, insomma, siete stati non solo illuminanti, ma anche molto, come dire, disponibili, e come tutti i giovani, insomma, ci aprono il cuore un po' alla fiducia, no? Perché siete sorridenti, ottimisti e giovani, vuol dire questo. Vi lascio questo librino della quaderni del Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, che poi è una specie di simbolo per ricordarvi che siete stati con noi. Ricordo ai nostri telespettatori che le repliche di Segno 7 andranno in onda sabato alle 5:30 del pomeriggio e domenica alle mezzogiorno e un quarto. Questa nostra trasmissione va in onda sul canale 11 per le province di Arezzo, Firenze e Siena, mentre nel resto della Toscana si vede sul canale 98. Dunque, continua la nostra rubrica Segno 7 News, curata e condotta in studio da Vincenzo Caldarella, con i consueti orari del venerdì pomeriggio alle 17:30, il sabato alle 12:30 e la domenica mattina alle 9:30. Dal prossimo 27 novembre comincerà una nuova rubrica che sostituisce la rubrica dell'anno precedente, Segno 7 Testimoni, cioè la nuova rubrica Segno 7 Le Parrocchie, è dedicata cioè alla descrizione dell'attività delle varie parrocchie. Comincerà il 27 novembre prossimo, ancora non è andata in onda, andrà in onda il 27 novembre prossimo, con un quarto alle 7 del pomeriggio, con repliche il sabato alle 9:30 e la domenica alle 14. La conduttrice sarà Leonora Norti Gualtani. La prima puntata del 27 novembre sarà dedicata alla parrocchia di Sant'Andrea Corsini a Montevarchi. La prossima puntata, mercoledì prossimo, 12 novembre, avrà come titolo Quale idea di scuola? Visto che si parla ancora di riforma della scuola, anzi se ne parla sempre a ogni legislatura. Quale idea di scuola? Per illuminarci un po' sulla scuola che verrà. Ospiti in studio Nedo Migliorini, Enrico Maria Vannoni e Gherardo Iannelli. Il sito della nostra trasmissione www.segno7.it, che mi pare dovrebbe comparire in sovraimpressione, insomma su questo sito, voi ormai esiste da diverso tempo, potete vedere se volete
andando sull'archivio anche le trasmissioni passate. Non mi resta altro che augurarvi buon fine settimana e arrivederci a mercoledì prossimo.